Allora, la detraibilità. Il vostro compagno Mirko? Il vostro compagno Mirko dice con una buona dose di coraggio, e dobbiamo ringraziarlo per questo, dice: non mi è chiara la detraibilità. Beh, non è una sorpresa, non è chiara neanche spesse volte a chi lo fa di mestiere come debba essere effettuata con chiarezza la detraibilità. Vi faccio un esempio molto pratico, ragazzi. Se io commercio scarpe, compro scarpe e rivendo scarpe, io detraggo l'IVA e deduco il costo, banalmente mi scarico la fattura di acquisto al 100%. Io compro scarpe per 100 e IVA 22, vendo scarpe per 300 e IVA 66, cioè il 22% di 300. Poi pagherò le tasse su 300 meno 100 e pagherò l'IVA 66 meno 22. In questo caso il fisco mi ha consentito di detrarre il 100% dell'IVA. Mirko, ti ho risposto su questo? Cosa succede? Siamo nel caso del 100%, no? Arriva la bolletta del telefono del mio negozio. Un'altra norma, il TUIR, quello che voi vedete scritto lì, dice che i costi delle spese telefoniche si scaricano, si deducono, in termini tecnici, si scaricano, per come lo diremmo al bar, all'80%. Non mi chiedete il motivo. Il motivo è perché il fisco forse pensa che noi utilizziamo il telefono dell'ufficio anche per collegarci a internet, e a internet andiamo anche su Facebook e non facciamo soltanto gli acquisti online per la nostra azienda. Quindi in qualche modo dice: siccome tu il costo della bolletta non lo utilizzi tutto per l'azienda, ma lo utilizzi un pochino anche per te, non ti consento di detrarre tutto, non ti consento di dedurre tutto, e allora mi riduce la deducibilità del costo all'80%. Pensate all'utilizzo del telefonino, per esempio. È normale che il telefonino lo si usi per motivi aziendali, ma anche per motivi privati. Allora, man mano che il fisco ritiene che un costo d'impresa sia un costo che potenzialmente possa essere utilizzato anche per gli interessi privati dell'imprenditore, non ti consente di dedurti il costo, detrarre l'IVA al 100%. Ti applica delle limitazioni. Le detrazioni sono queste. Perché le detrazioni sono importanti? Perché io evado se mi compro la macchina e me la scarico al 100%. Perché uno che fa il dipendente non ha questa possibilità. E qui si crea una iniquità fiscale tra chi ha la partita IVA per il solo potere di potersi scaricare le spese e chi la partita IVA non ce l'ha. Per evadere non l'unico modo non è non fare la fattura e non emettere lo scontrino. A volte uno fa tutte le fatture, emette tutti gli scontrini, eppure con il sistema delle deduzioni e delle detrazioni si crea dei vantaggi fiscali. Ti ho risposto, Mirko? Ok? Altri dubbi, ragazzi?